Ho messo gli occhi su Pacific Drive fin dalla prima volta che l'ho visto, nei primissimi trailer. È stato subito, dall'inizio, un progetto che ha catturato la mia attenzione. Inizialmente pensavo che fosse un gioco di tutt'altra tipologia. Ero abbastanza convinto che fosse un videogioco di esplorazione narrativo alla Outer Wilds. Ciò nonostante, man mano, trailer dopo trailer, e soprattutto poi prendendolo in mano, mi sono reso conto che il paradigma di gioco era qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che mi aspettavo, perché Pacific Drive, potremmo riassumerlo molto semplicemente come un survival nel quale sei tu con la tua macchina in un mondo alieno, potremmo dire, una zona contaminata in cui ci sono parecchie anomalie, una sorta di stalker survival in cui sei tu e la tua macchina. C'è qualcosa anche di Atomic Heart, se vogliamo. Insomma, in generale molto suggestivo come setting, che reputo uno dei punti di forza, ma il gameplay si basa su delle meccaniche sostanzialmente survival, cioè voi dovete curare, per così dire, la vostra macchina, che a tutti gli effetti è una coprotagonista del gioco, e missione dopo missione, spedizione dopo spedizione, dovete arrivare alla fine di quello che gli sviluppatori hanno definito un roguelike. Molto interessante come definizione. La storia, ve lo dico subito, è qualcosa che scorre in secondo piano, anzi, a meno che non mastichiate particolarmente bene l'inglese, in realtà ha molto più senso ignorarla, perché, ribadisco e sottolineo, è semplicemente un pretesto in realtà per andare avanti, per un videogioco che dunque, o che vede in realtà nelle sue meccaniche di gameplay, il suo punto di forza più grande. Un gameplay on the road, ovviamente, non è un FPS, è un gioco in prima persona, ma è il suo punto di forza più grande, è questa esplorazione survival. Nel corso di questo video vi farò vedere l'incipit. Sarà un video montato, andrò a prendere gli highlights della prima ora e mezza di gioco. Vien da sé che nel corso di questo video non ci sono delle anomalie troppo gravi, potremmo dire, è comunque una partita abbastanza tranquilla, quindi ovviamente qualora siete interessati all'avventura completa troverete minacce di ben altro tipo. Detto questo, buttiamoci nel video. Ok ragazzi, siamo a bordo della nostra macchina, abbiamo la nostra missione per entrare nella penisola, The Olympic Peninsula, siamo nel 1998, peraltro uno degli anni miei preferiti in generale, come sia per quello che è successo proprio nella mia vita, sia per un sacco di motivazioni, sia calcistiche, sia musicali. Il videogioco si apre con questa introduzione che apprezzo tantissimo, perché ti fa prendere il feeling sia con la macchina, anche soprattutto perché lo sto giocando su PlayStation 5, quindi c'è il feedback aptico che restituisce le buche, insomma tutte le sensazioni che la macchina dà sull'asfalto. Inoltre i trigger adattivi, insomma, ti fanno sentire il dito sull'acceleratore in maniera davvero interessante. Bellissimo questo aspetto che ti comincia a far prendere dimestichezza con alcuni controlli base, inizia a far piovere e quindi ti fa comprendere che tu, chiaramente noi possiamo anche, vedete, ruotare la telecamera e farli manualmente oppure con il tasto tic tic. L'ambientazione comincia a farsi decisamente stuzzicante, interessante. C'è sicuramente qualcosa che non va qui intorno e effettivamente stiamo entrando nella zona e c'è questo susseguirsi di anomalie che comincia a far entrare il giocatore nel vero clima di quello che è il videogioco. Ah, se è andata via la luce, si è spenta la macchina. Non reagisce più. No, caspita. Ci risvegliamo, siamo questa volta in prima persona. Lo avevo già giocato un paio di settimane fa, però non ricordavo esattamente il momento, quindi devo dire di essere rimasto un attimo spiazzato. The Olympic Exclusion Zone. Vedete, ci sono delle anomalie che derivano dalla forza di gravità, delle luci particolari. Dà la sensazione di essere qualcosa di, come se ci fosse qualche esperimento, chissà. Ok, c'è qualcosa lì sotto, è una macchina che ci sta parlando praticamente. Sì, è decisamente una macchina che sta attirando la nostra attenzione. Signori, lei è sostanzialmente la coprotagonista del gioco. È una macchina che ci accompagnerà per tutta la durata dell'avventura. In realtà ho tolto i sottotitoli perché altrimenti darebbero tantissimo fastidio, anche e soprattutto perché sono in inglese, quindi insomma comunque darebbero fastidio e basta al commentary. Dobbiamo mettere la ruota, ok. Ok, prendiamo la ruota e la mettiamo qui. Benissimo. Start engine.
Benissimo, siamo di nuovo operativi. Ah, dobbiamo mettere la marcia, perfetto. Ah, stiamo finendo la benzina, ragazzi. Ah, abbiamo finito la benzina. Ok. Fermi tutti. Ok, prendiamo il Fulken. Andiamo a prenderci da questa... Ok, macchina, la benzina. Benissimo, 100%. Andiamo a rifornire di nuovo la nostra macchina. Ok, poggiamo qui. E ripartiamo. Ok, attiviamo le luci e i tergicristalli perché si è messa a piovere e comincia ad essere veramente scuro. Via di qui, via di qui. Ah, via, 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 via. Fatemi entrare da qua. Ah, siamo quasi arrivati al garage, ragazzi. Benissimo, Opis Auto Shop. Fermi tutti. Ok, usciamo. Allora, vediamo un po'. Questo qua sarà il nostro hub di gioco, ragazzi. Benvenuti nell'hub di gioco di Pacific Drive. Ok, prima cosa attiviamo la corrente. Ok, benvenuti. Ok, prendiamo lo zaino. Ok, e gli occhiali speciali. A questo punto sì, abbiamo sbloccato l'HUD, potete vedere. Ok, è il momento di andare a prendere la macchina. Gomma. Ecco qua che cos'era che non andava. Ok. Bellissimo questo fatto che ti devi proprio girare fisicamente oppure comunque fare affidamento sugli specchietti. Ah, con calma, con calma. Guidiamo dentro il garage. E buona così. Ok, arrivato a questo punto possiamo aprire il nostro operating system dal caschetto con, ragazzi, quello che è un'interfaccia davvero incasinata. Non sto qui a spiegarvi come funziona perché, insomma, questo video non vuole essere chiaramente un tutorial del gioco. Però, insomma, nelle vostre prime partite, insomma, avrete necessità di smanettarci un po' prima di capire esattamente come funziona. Non è proprio immediato. Però, insomma, in maniera abbastanza ora riassuntiva, noi dobbiamo creare una porta. Ora io so già che cosa devo fare. Quindi voi che cosa andate a fare? Andate a selezionare che dovete fare una porta e lui vi suggerisce le cose che dovete andare a prendere. Vedete, a sinistra, to do, ti dice i materiali che devi raccogliere. Chiaramente nelle vostre prime partite i materiali là sono, come dire, sono dei materiali, non si capisce esattamente che cosa sono, però insomma io che ci ho già giocato so che dobbiamo trovare del vetro, insomma del duct tape e così via. Vedete, qui per esempio abbiamo dei materiali e un pry bar, cioè un piede di porco. A questo punto noi col piede di porco potremmo anche utilizzarlo, vedete, ma chiaramente ci serve per aprire qui. E voilà, andiamo a prendere tutti questi oggettini. E con questo scrapper noi possiamo andare a disassemblare, potremmo dire. Vedete, delle porte per raccoglierne i materiali. Ok, abbiamo raggiunto un po' tutto il materiale che ci serve per fare il crew door. Però, insomma, continuiamo a disassemblare qua. A questo punto possiamo craftare chiaramente al banco da lavoro la portiera che ci serve. Selezioniamo. Craft. Benissimo. Eccola qua. Benissimo. Andiamo a prendere degli oggettini qua. Ok, e così possiamo riparare la nostra vettura. E forse manca questa, 84%. Al 100% deve essere riparata.
Vedi un po'? 100%, benissimo. Sosteniamo questa gomma con questa. Benissimo. Ok, con questa qua deve essere fissata da un mechanic kit. Tac, fatta. Prendiamo questa. Là. E anche questa roba qua. La mettiamo là. Ecco qua, così possiamo craftare mentre siamo in missione. Infine, questo oggetto sperimentale che vedrete a che cosa serve. Perfetto. Eccoci qua. Come potete vedere abbiamo questo radar. Molto Far Cry 2. Benissimo. E via così. Ok, siamo arrivati, ragazzi. Benissimo. Inizia effettivamente la nostra missione. La cosa particolare è che qui sulla strada chiaramente troviamo diversi luoghi che possono essere rovistati, chiaramente. E ci sono chiaramente degli oggetti che possiamo andare a rovistare, ma non abbiamo ancora gli oggetti per poterli aprire. Per esempio il Plasma Generator raccomanda il tool un Impact Hammer, che ancora non abbiamo. Anche qui un Impact Hammer serve per aprire. Ok, portiamoci tutto. Allora, vediamo un po'. Per andare a fare l'Impact Hammer possiamo quindi Scrap Metal 17 su 3, Gas Cylinder, ce ne manca uno, e abbiamo due ingranaggi Gear, però gli ingranaggi, se non erro, li possiamo craftare da qui. Eccoli qui gli ingranaggi. Uno e due. Benissimo. Quindi l'unica cosa che ci serve ora è un Gas Cylinder. Va bene, lo andremo a cercare. Allora, vediamo un po' la mappa. Quindi noi siamo qua. Oh, 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 ragazzi, guardate un po'. Via, 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 via. Il luogo è pieno di anomalie, ragazzi. E queste anomalie, ragazzi, più si va avanti e più sono particolari, stuzzicanti, e diventeranno nel tempo anche pericolose. Chiaramente queste sono le primissime battute di gioco. L'ambientazione è davvero affascinante, ragazzi. Guardate, guardate, guardate. Via, 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 via. Sento dei rumori che non mi piacciono per niente. Ah, oh, maledetto. Maledetto. Via, 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 via. Mi sta... Non so se si riesce a capire che cosa sta accadendo, ma mi sta tipo attirando con una sorta di calamita. Forza, macchina mia, dai, 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 tirami fuori da qua. Ah, quest'area qua è particolarmente desolata. Particolarmente desolata. Forse possiamo fare benzina là. Direi di fare benzina. Ok, questo rumore non promette niente di buono. Veloce, forza, forza, forza. Ok, ora che ci siamo diamo un'occhiata dentro però. Qui. Qui. Ok, qui dentro c'è il malloppo. Benissimo. Altro? Sì.
Ah, qua la strada è interrotta, ragazzi. Va bene, andremo da qua. Ah. Wow, 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 fermi tutti. Forse qua possiamo trovare del materiale per l'antenna. Vediamo un po'. Ok, un broadcast transmitter, niente male. Ok, proviamo qua. Ok, facciamo un po' di luce però, che sennò non si vede niente. Niente qui? Bene. Ok, ho bisogno di... un piede di porco. Bene così. Gas cylinder, eccolo qua. Abbiamo utilizzato un road flare, ma è stato ben speso. Assolutamente ben speso. Assolutamente ben speso. Allora, possiamo craftare il nostro impact hammer, arrivato a questo punto. Impact hammer. Craftiamo. Eccolo qua. Allora, direi di provarlo subito. Allora, con calma. Proviamo un po'. Allora, fermi tutti. Spara un po', bene. Prendi tutto, prendi tutto, prendi tutto. Va bene. E uno. Abbiamo trovato solamente un plasma a questa Sparkling Tower, quindi ne dobbiamo cercare ancora. Va bene. Ok. Meno due. Via. A 53% di vita e direi di mangiare un po' per curarci e andare a vedere l'ultima torre. Via. E via così. Ah, di nuovo lui. Via, 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 via. Forza, forza, forza. Sto maledetto. No! Ah, ci fa sbattere. Porca putt... via, via, via. Dai, dai. Ah, no, 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 no. Guarda con la calamita sto... dai, 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 dai. Via così.
Ah, mi riduce la macchina a uno straccio proprio. E siamo solo all'inizio, ragazzi. Non oso immaginare i nemici che ci saranno andando avanti. Porca putt... Via, 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 via! Ma maledizione! E mo? Ok, via, via, via! Maledizione. Dai. Allora. Prendiamo. Via. Veloce a sto giro. Per favore. Per favore. Dai. Dai. Sopra. Sopra la macchina. Ok. Va bene. Ho capito dove devo andare. Forza. Forza. Via! Via il prima possibile! Ok, via così! Via così! Mamma quanto è DeLorean! Questa cosa! Veloce! Dai, 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 dai! Ah, maledetti! Girati, girati, girati. Ragazzi, la macchina è ridotta uno straccio. Avremo il nostro bel da fare una volta tornati all'officina. Vai così. E via così. Ah, ragazzi.